Bene, allora buonasera a tutti, ben arrivati. Direi che possiamo partire, abbiamo anche la diretta, poi per chi non riuscirà si potrà collegare con la registrazione. Noi torniamo su questo tema e ringraziamo tutti, a cominciare dall'onorevole Bazoli che è appena arrivato e che ci farà una sorta di messa a punto di come sta cambiando, di come cambierà, chissà. Il progetto di legge, adesso che fa il secondo passaggio al Senato, a noi interessava molto come Associazione per la Sanità del Servizio Pubblico provare a fare come da contenitore che riesce ad accogliere diverse tesi, diversi punti di vista e avevamo provato, e così ringrazio sia Giuseppe Cristina che Corrado Melega, a immaginare che questo potesse essere un rapido confronto, ascoltato ovviamente. Uno dei relatori, se così posso dirlo, della proposta di legge, un rapido confronto tra punti di vista che possono essere anche differenti, che stavano, così come chiederemo a Danila Valenti e a Marco Vergano, nel campo, diciamo così, della clinica, pur se con competenze, storie, discipline diverse, palliativista piuttosto che anestesista rianimatore, e poi anche da un punto di vista giuridico per capire se ci sono sovrapposizioni, link piuttosto che differenze. Tra quella che era e che è la legge 219, per questo ci premeva molto avere Donata Lenzi, e un'impostazione giuridica su cui Francesca Giardina poi ci illustrerà quali possono essere, diciamo così, punti di vista che siano o di contrapposizione o al contrario invece di unione tra due norme, anzi una è solo una proposta e l'altra è importante, è già attiva da tempo. Che in qualche modo toccano questi temi. Vorremmo poi finire chiedendo, nel programma non li trovate, ma ad Elisa Righini, che è una psicologa che lavora con noi nel Dipartimento di Emergenza e Terapia Intensiva da tempo, e a Lucia Farabegoli, che è un'intensivista che in qualche modo si sta interessando anche di bioetica, di porre così qualche domanda proprio dal lato di chi ogni giorno è a contatto con tematiche simili a quelle di cui parleremo oggi. Però il tempo ovviamente è importante, chiederemo a tutti, come sempre, di stare all'interno dei minuti che sono stati assegnati e chiederei di fare un'introduzione, penso nessuno meglio di Giuseppe Cristina, che da tempo, come dire, è ospite nelle nostre chiacchierate e che per lungo tempo ha coordinato il gruppo di bioetica della SIARTI e che quindi ha una competenza che certamente ci può essere utile per guidare un po' il dibattito insieme ovviamente a Corrado Melega. Giuseppe, intanto chiederei a te quindi di iniziare. Grazie. Grazie Giovanni, buonasera a tutti. Beh, il tema dell'assistenza medica al morire sappiamo essere un tema complesso sicuramente, tanto più complesso per quanto riguarda il nostro paese, per i contrasti che spesso e volentieri, non so quanto volentieri, ma sicuramente molto spesso, sono sorti sulle questioni etiche, in particolare quelle che si riferiscono alla fine della vita. L'assistenza medica al morire, in particolare, come sappiamo, ha un precedente importante nella sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Quando a determinate condizioni si definì come suscettibile di essere depenalizzato l'articolo 580 del codice penale, quello relativo all'aiuto medico al morire. In particolare, questo fa riferimento anche alla proposta di legge che è stata presentata dall'onorevole Bazoli, perché specificatamente si parla di aiuto al suicidio. Direi che successivamente, nonostante i ripetuti inviti al Parlamento a legiferare, in particolare importante quello ed esplicito della Corte Costituzionale, c'è stato anche il referendum che tutti noi sappiamo, sulla depenalizzazione invece dell'articolo 579, che non è stato ammesso dalla Corte Costituzionale con motivazioni che sono state ampiamente esplicitate,
ma che comunque ha dato un segnale molto forte dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché come sappiamo questo referendum è stato votato da 1.200.000 persone nel nostro paese. Quindi il tema era assolutamente importante e su questo tema era altrettanto importante che la politica prendesse una posizione e definisse appunto in un dispositivo di legge tutta questa materia. Io, diciamo, come prosieguo del nostro lavoro oggi, suggerirei sicuramente, ne abbiamo parlato con Corrado Mele che siamo d'accordo, suggerirei sicuramente di far seguire tutti gli interventi dei quattro relatori e dell'onorevole Bazoli che precederà i quattro relatori, pregando di nuovo, come ha già fatto Giovanni, di rimanere tutti nei tempi previsti, 20 minuti per l'onorevole Bazoli, 15 minuti per ogni relatore, e poi ci sarà la discussione, come ha già annunciato Giovanni, con Righini e Fabio Begoli. Naturalmente ci sarà anche spazio, auspichiamo, per delle domande e vedremo di poter soddisfare un po' tutte le esigenze in questo senso. Darei sicuramente adesso la parola a Corrado Melega, che presenterà l'onorevole Bazoli più direttamente. A te, Corrado. Sì, grazie a Giovanni e benvenuto all'onorevole, che noi abbiamo già sentito tempo fa quando la legge era ancora in discussione alla Camera. Da quel momento sono passate, sono successe diverse cose. La legge è passata, il referendum sulla legge, sul codice penale è stato bocciato dalla Corte Costituzionale e la legge sta passando al Senato. Io credo che in questo momento le difficoltà possono essere due rispetto a questa legge: la difficoltà di trovare maggioranza al Senato, si leggono nomi di relatori che non sono propriamente favorevoli, e la seconda paura, che credo sia quella più importante e alla quale chiedo di rispondere all'onorevole Bazoli, è quella che è vero che in politica la mediazione è fondamentale, ma il rischio di far passare, pur di far passare una legge, è quello di trovare una mediazione al basso. Cioè, e allora chiedo quali sono le sensazioni che ci sono in questo momento e come si può arrivare, appunto, si può aggirare questo problema di trovare qualcosa che soddisfi anche l'opinione pubblica, che in modo da cercare di evitare questo continuo distacco tra decisioni politiche e sensazioni dell'opinione pubblica. Intanto ringrazio l'onorevole di essere qui con noi. Sì, grazie a voi dell'invito, spero che mi sentiate in maniera adeguata. Effettivamente, quando ci siamo visti qualche mese fa, eravamo in una fase ancora, diciamo, istruttoria della legge e, diciamo, non c'era alcuna certezza allora di riuscire ad arrivare fino in fondo, perché effettivamente è una materia molto, ovviamente molto complicata, sì dal punto di vista, come dire, della redazione tecnica delle norme e sia dal punto di vista dell'individuazione di maggioranze, perché sappiamo che è un equilibrio molto complicato e difficile da trovare tra punti di vista diversi e tra sensibilità molto diverse. Io considero ovviamente un grande successo essere riusciti ad arrivare in fondo intanto alla Camera ed essere riusciti a approvare questo testo di legge, che è un testo che ovviamente è figlio anch'esso di compromessi necessari
che sono stati fatti per arrivare fino in fondo e per evitare anche, per superare anche una forma di ostruzionismo che inizialmente si era registrata da parte delle forze politiche più critiche. E tuttavia io penso che sia un testo che recupera in maniera adeguata i principi e le condizioni che sono state poste dalla Corte Costituzionale per appunto sancire la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio appunto in certi casi, e io penso che noi siamo riusciti a trasformare quelle condizioni in un percorso di riconoscimento di un diritto che, se dovesse essere riconosciuto definitivamente attraverso un'approvazione definitiva da parte del Senato, penso che sarebbe una novità legislativa di enorme portata per il nostro ordinamento, ma non solo, perché non penso che debba sfuggire a nessuno che su questi temi non è solo l'Italia che diciamo, dibatte da tempo e con difficoltà cerca di trovare delle soluzioni di natura normativa, ma mi pare che tutte le democrazie, almeno le democrazie avanzate, sono alle prese con questi problemi. Non è un caso che noi abbiamo lavorato a partire da una sentenza della Corte Costituzionale, ma che sono proprio le corti costituzionali anche degli altri paesi che stanno facendo fare agli ordinamenti giuridici di quei paesi dei grandi, come dire, passi in avanti, se così si può dire, su questa materia in assenza di una disciplina legislativa. Così è accaduto in Austria, dove una sentenza della Corte Costituzionale austriaca ha detto più o meno le cose che ha detto la nostra Corte Costituzionale. Così è accaduto in Germania, dove invece la sentenza della Corte Costituzionale tedesca dell'anno scorso è stata dirompente, perché ha sostanzialmente aperto diciamo, all'aiuto al suicidio e all'eutanasia senza quasi condizioni in un ordinamento come quello tedesco, in cui insomma c'era invece una forte resistenza. E per cui una legislazione come la nostra, quella che abbiamo approvato alla Camera, dovesse entrare in vigore, credo che sarebbe una legislazione particolarmente avanzata nel campo delle democrazie liberali. Quindi credo che sarebbe un grande, insomma, un grande risultato. E tanto ciò è vero che io stesso, in quanto relatore di questa norma, di questa legge, sono stato interessato da, insomma, da testate giornalistiche di paesi stranieri, dalla Francia agli Stati Uniti, che mi hanno chiesto appunto come si è arrivati in fondo a questo percorso, perché sono tutti molto interessati a una vicenda legislativa che appunto ha queste caratteristiche di delicatezza, difficoltà, e sulla quale un po' tutte le società avanzate del mondo si interrogano. Qual è lo stato dell'arte oggi? Io proprio nei giorni scorsi sono stato dai miei colleghi del Senato, del mio gruppo parlamentare, per fare un po' il punto della situazione. La legge è destinata ad arrivare in aula al Senato nel giro di non più di un mese e mezzo. E lì, tra l'altro, sono molto più veloci di noi. Loro adesso faranno audizioni in commissione al Senato per un po' di tempo, per insomma, il prossimo mese, e poi dovrebbe arrivare in aula il mese successivo. Il passaggio, sappiamo, è molto complicato e difficile. Non aiuta il fatto che uno dei relatori nominati sia una persona conosciuta per le sue battaglie molto, come dire, molto estreme e radicali come dire, nel contrapporsi a qualunque forma di apertura a leggi appunto che aprono anche nella direzione dell'eutanasia, del suicidio assistito, quindi questo certamente non depone a favore. E tuttavia non ho colto nei miei colleghi senatori un pessimismo di fondo, ecco. Cioè, loro si, cioè,
qualche speranza di riuscire ad arrivare in fondo c'è. Certo, la speranza è che non si cambi una virgola e quindi la legge possa entrare in vigore così com'è, perché questo sarebbe la cosa migliore, anche perché essendo là i rapporti di forza diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto alla Camera, le modifiche che dovessero essere apportate alla legge potrebbero correre il rischio in qualche modo di snaturarla un po', nel senso di renderla molto più restrittiva e quindi molto meno applicabile, ecco, perché ovviamente la tendenza delle maggioranze possibili è in quella direzione. Io penso che alcuni margini di miglioramento del testo di legge ci siano, anche magari cogliendo alcuni aspetti critici che sono stati formulati anche da chi, diciamo, è critico nei confronti della legge perché la ritiene un po' troppo, come dire, aperturista, mettiamola così. Penso che qualche piccolo margine di manovra in quella direzione ci possa essere, che possa magari essere utile all'approvazione di un testo che poi possa tornare rapidamente alla Camera per essere approvato. Certo, i tempi sono molto stretti, perché la finestra che abbiamo noi di un'eventuale terza lettura è una finestra di un paio di mesi al massimo dopo l'estate, quindi tra settembre e ottobre, perché poi inizierà la sessione di bilancio a novembre, e con la sessione di bilancio che inizierà dalla Camera quest'anno non avremo più la possibilità di fare sostanzialmente altro, quindi abbiamo tempi di manovra molto stretti. Però è anche vero, e io su questo insisto molto anche con i colleghi, diciamo, più critici, ecco, della legge, sia di una, diciamo, di un versante che dell'altro, perché voi sapete che questo è un testo di legge che ha cercato di trovare una via possibile di percorso, che si è esposta inevitabilmente alle critiche di chi la voleva più aperta e di chi la voleva più restrittiva. Ecco, quindi le critiche sono arrivate un po' da entrambi i fronti, ma io a entrambi dico sempre che, per quanto si possa essere critici, bisogna essere consapevoli che oggi la possibilità di un aiuto al suicidio è entrato nell'ordinamento, perché con la depenalizzazione a certe condizioni che ha introdotto la Corte Costituzionale, di fatto è già possibile oggi accedere a una forma di aiuto al suicidio appunto in certe condizioni, ma senza una legge che disciplina questo aiuto al suicidio, credo che né i fautori di un'apertura massima in quella direzione né i fautori di una chiusura massima in quella direzione possano essere soddisfatti, perché si affida sostanzialmente oggi, in assenza di una legge, pur appunto in presenza di questa apertura della Corte Costituzionale, si affida ogni decisione a singoli giudici, in assenza di un procedimento, quindi in assenza delle garanzie proprio di un procedimento rigoroso di accertamento delle condizioni. Questo non può soddisfare né gli uni né gli altri, perché lascia un margine di incertezza totale nell'applicazione, diciamo, di una norma che in qualche modo è diventata nell'ordinamento, ma che in assenza di una legge appunto viene applicata in maniera indefinita, senza una procedura rigorosa di accertamento, con le incertezze e le applicazioni necessariamente diverse che dipendono da un'applicazione puramente giurisprudenziale di una norma. E quindi io penso che se c'è una consapevolezza da parte di tutte le forze politiche che una legge ci vuole per evitare appunto questa incertezza che non fa bene né agli uni né agli altri, io penso che questa possa essere una spinta a provare ad arrivare in fondo anche al Senato. Quindi mi auguro, diciamo, che questa strada sia percorribile, e ho trovato, diciamo, da parte dei miei colleghi senatori non appunto un pessimismo di fondo. Dopodiché io penso che il nostro testo di legge, per quanto ovviamente soggetto a tante possibili critiche, sia un buon compromesso che dà credo, una
risposta adeguata alle sollecitazioni che ci sono venute dalla Corte Costituzionale, credo che rispetti sostanzialmente le condizioni che ha posto la Corte e che sono condizioni, secondo me, che disegnano un equilibrio per me ragionevole tra l'esigenza come dire, di rispettare da un lato la necessità di evitare che attraverso l'aiuto al suicidio si possa in qualche modo indebolire il compito delle istituzioni di assistere fino in fondo, in tutte le forme possibili, in tutti i modi possibili, una persona che si trova in grave stato di sofferenza, perché questo, voi sapete, è una delle critiche che vengono mosse da chi dice che, aprendo l'aiuto al suicidio, si introduce nell'ordinamento un principio che è l'esatto contrario della tutela della vita in tutte le sue forme, in tutte le sue condizioni, anche nelle condizioni più difficili, e questo può aprire una deriva che porta in una direzione opposta a quella sulla quale si regge qualunque società umana, cioè che è quella appunto della tutela della vita in tutti i modi e soprattutto quando questa vita si trova in condizioni di particolare sofferenza e difficoltà. Quindi da un lato c'è l'esigenza appunto di evitare, di introdurre nell'ordinamento un principio che rischia di mettere in discussione o comunque di vanificare o di indebolire su questa idea di una tutela fino in fondo di una vita sofferente, ma dall'altro ovviamente questa necessità va coniugata con la necessità a sua volta di non voltarsi dall'altra parte rispetto a una persona che è in condizioni di gravissima sofferenza, nei confronti della quale è stata adempiuta qualunque obbligo di solidarietà e qualunque obbligo di assistenza per alleviare le sue sofferenze, e nonostante questo chiede di essere aiutata a finire la sua vita perché appunto queste sofferenze sono intollerabili. Quindi questo bilanciamento, diciamo, tra queste esigenze, io penso che nelle condizioni che ha posto la Corte Costituzionale per legittimare, diciamo, la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio, si rinvenga questo equilibrio, e il tentativo che abbiamo fatto noi è di tradurre questo equilibrio in una norma che fosse il più possibile rispettosa di quella, appunto, di quelle condizioni, di quell'equilibrio trovato. E io credo che sostanzialmente questo l'abbiamo fatto, perché è vero che in qualche parte la norma che abbiamo scritto è forse un pochino più rigorosa e restringente rispetto alle condizioni che aveva posto la Corte Costituzionale, ma è anche vero, e questo vorrei sottolinearlo perché credo che sia un aspetto decisivo, è anche vero che la Corte Costituzionale si era limitata a stabilire una condizione di non punibilità di alcuni comportamenti, dicendo con chiarezza che quella sentenza non configurava alcun obbligo a carico dei medici né alcun diritto a carico dei pazienti. Tant'è vero che la Corte aveva detto esplicitamente che siccome quella sentenza non configurava alcun obbligo a carico dei medici, non c'era neanche il problema della obiezione di coscienza. Noi, viceversa, abbiamo strutturato la nostra legge come una legge che configura un diritto a carico dei pazienti, correlativamente un obbligo a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dei medici, e di conseguenza abbiamo anche introdotto necessariamente l'obiezione di coscienza. Quindi se è vero che da un lato, con riguardo alle condizioni, in particolare la sofferenza fisica e psicologica, anziché solo fisica o psicologica, con riguardo alla patologia irreversibile che deve essere anche a prognosi infausta, in quel caso abbiamo in qualche modo restretto un po' le maglie che aveva posto la Corte Costituzionale per appunto le condizioni per accedere all'aiuto al suicidio, è anche vero di contro che noi abbiamo configurato un vero e proprio diritto azionabile dal paziente, un obbligo a carico dei medici, tanto è vero che abbiamo previsto la obiezione di coscienza, e in questo modo credo che abbiamo appunto trovato un equilibrio che io penso sia un equilibrio ragionevole, con tutti i limiti ovviamente dei compromessi che si devono fare quando si deve trovare appunto una via di uscita su una materia così delicata.
Per questo mi auguro che si possa arrivare in fondo al Senato con questo testo di legge che io penso, se fosse approvato, appunto segnerebbe una grande innovazione molto significativa nel panorama giuridico italiano e non solo. Mi fermo qui. Grazie onorevole. Noi proseguiamo, poi naturalmente ci sarà modo di tornare se lei onorevole avrà tempo, ci auguriamo senz'altro di sì, per seguirci fino alla fine. Ma dicevo, noi proseguiamo con la questione che vorremmo porre ai nostri colleghi clinici e quindi a Danila Valenti, palliativista, e a Marco Vergano, intensivista, sul tema della appartenenza in qualche maniera della morte medicalmente assistita, se vogliamo tralasciare quell'avverbio medicalmente possiamo anche farlo, ma in relazione appunto alla domanda se appartiene o no questa, se vogliamo definirla procedura, alla relazione di cura, con tutto quello che questo comporta da un punto di vista della relazione medico-paziente. Quindi darei subito la parola a Danila Valenti. Ok, allora ricordandovi sempre, capisco che è noioso, ma 15 minuti, grazie. Grazie, non so se vedete le slide. Ok, vedete sì. Slide? Sì. Sì, grazie. Allora, grazie, controllo il tempo per l'invito all'associazione, grazie a tutti voi per qui affrontare un tema che è ovviamente un tema che coinvolge tutti noi in maniera molto indiretta, quindi è un tema molto importante, come diceva l'onorevole, va affrontato sentendo voci diverse che affrontano da punti di vista diverso, da punti di vista diversi il problema. Il tema. È parte della relazione di cura la morte medicalmente assistita. Io volevo, e mi scuso con Marco Vergano che ha già visto queste slide perché ci siamo già confrontati al Congresso Nazionale della Consulta di Bioetica, però volevo, questa è una mail che ho ricevuto, ovviamente l'ho opportunamente resa anonima, il primo aprile del 2022. E una figlia che mi aveva inviato un collega con la mamma con una malattia oncologica, e avevamo già concordato la visita, mi manda la mail dicendo: sono la figlia di PV che ha l'appuntamento da voi lunedì, volevo aggiornarvi del colloquio avvenuto ieri con i dottori per la discussione della PET. In accordo con i dottori abbiamo deciso di non far trapelare tutto ciò che è risultato dalla PET alla mamma per cautelarla. Mamma sa esclusivamente che la terapia assunta fin d'ora ha funzionato per certi aspetti, ma per altri ha smosso qualche cellula, ma non sa dove e in quale misura. Inoltre, sempre in accordo con i dottori, si è arrivata alla decisione di fargli dare un antidepressivo alla mamma, visto che in 7 anni non ha mai preso il farmaco. Alla mamma bisogna camuffare il reale motivo per il quale bisogna che lo prenda. Il suggerimento che ci è stato dato è quello di dirle che aiuta a gestire il dolore e a ridurlo. Comunque, essendoci affidati a voi, penso che sarà una cosa che decideremo poi noi insieme a voi, quale e come somministrarlo. Attualmente la mamma, anche con Targin, 2 volte al giorno, ha molto, molto, molto dolore. Il dottore ci ha comunicato che il forte dolore della mamma, che la mamma sente, è per la malattia scheletrica dell'utero, ma visto che vogliamo tenere nascosto questo alla mamma, abbiamo preferito, sempre in accordo con gli oncologi, di dire che questo dolore è causato dalla dilatazione del rene. Infatti, abbiamo preferito spostare l'operazione per inserire lo stent dopo la vostra visita, così da poter aggiustare la terapia del dolore e far credere alla mamma che in qualche modo, insomma, un'altra cosa rispetto a quella che è. Grazie infinite, buona giornata. Ora, è chiaro che quando l'ho vista pensavo fosse una mail, sapete quando a volte sbagliamo col computer e recuperiamo mail di 20 anni fa nella stessa posta, e in realtà era così recente.
Ora, certamente la figlia è estremamente in difficoltà e molto verosimilmente questi medici non si sono comportati così come la figlia in quel momento aveva bisogno, no, di pensare. Che si... Però sicuramente è una, come dire, una, un approccio che ovviamente non avviene in un ambiente di verità e che sicuramente non aiuta questa donna ad una decisione il più possibile autonoma, pur nella drammatica situazione che si trova a vivere. Peraltro questa signora, come mi ha fatto la prima visita di coripatie precoci, è una signora di, giovane, che piuttosto giovane, che diceva: guardi dottoressa, io ho assolutamente bisogno di capire, di sapere, perché ho sempre gestito tutto nella mia famiglia e ho bisogno di prenderci le misure. Ma è chiaro che quando sentivo che la PET era positiva, e proprio per questo motivo ho detto: in questo momento non voglio vedere la PET. Quindi non c'era una negazione reale, ma c'era un bisogno di prenderci le misure e prendere un attimo tempo per poter affrontare questa cattiva notizia. Successivamente abbiamo parlato, hanno comunque poi detto gli oncologi che glielo diranno della malattia e della progressione, perché vogliono fare un'altra chimioterapia dopo lo stent. E noi come palliativisti, ma secondo lei, quella domanda esplorativa, perché gliela vogliono proporre? Ma è chiaro, ha detto la figlia, che subito ho detto: dai, per fortuna faremo la chimioterapia. Poi ci ho pensato meglio dopo l'incontro con voi, perché che gliela vogliano fare non tanto perché si aspettano un risultato, ma perché non sanno più cosa fare e qualcosa pensano che devono comunque fare, ci sta. E, ed è vero, dottoressa, probabilmente poi magari noi glielo abbiamo anche chiesto in qualche modo, no? Ma la mamma, ancora prima, che era stata molto molto male con la chimioterapia, aveva detto che per qualunque altra chimioterapia poi ci avrebbe voluto pensare. E infatti quando le ho detto che i medici faranno ora un'altra chimioterapia dopo lo stent, le ha detto: beh, intanto io ho bisogno di pensarci bene. Un altro caso, che è un ragazzo di 29 anni, in cure palliative precoci da mesi, quasi oltre un anno, era poi in fase avanzatissima di malattia ematologica, c'è una comparsa di lesioni cerebrali con perdita dell'uso dell'arto superiore destro. In queste situazioni in cui, credetemi, la realtà a volte supera qualunque più incredibile fantasia, in questa situazione, a distanza di un mese dalla diagnosi di questa malattia, la madre, che aveva cominciato ad essere un po' confusa, a distanza di un mese dalla diagnosi, pensava non fosse depressa, in realtà non era depressa, aveva un tumore cerebrale primitivo. E la mamma è morta un mese dopo, esatto, al decesso del figlio. Comunque questa comparsa di lesioni cerebrali con perdita dell'uso dell'arto superiore sinistro, il padre, che inizialmente ovviamente voleva proteggerlo, no, per lasciargli far credere che avrebbe potuto con una fisioterapia intensiva recuperare l'uso dell'arto, e infatti il padre di sua iniziativa aveva fatto in modo che una fisioterapista potesse intervenire con delle sedute ulteriori rispetto a quelle previste. E chiedeva assolutamente di non dire nulla. Sì, il problema è che il ragazzo si rifiutava e si rifiuta di vedere la fidanzata, dicendo al padre che avrebbe rivisto solo dopo il completo recupero della mobilità dell'arto, perché gli avevano detto che questo era possibile e che comunque con la sua buona volontà, perché dipendeva anche da lui crederci e pensare che questa cosa poteva succedere, quindi con tanta fisioterapia, il ragazzo era un tennista, aveva conosciuto la fidanzata sul campo da tennis. A un certo punto il padre, aiutato, delicatamente aiutato ad affrontare il problema, a parlarne, disse il padre piangendo: sì, dottoressa, ha ragione, dobbiamo dirglielo. Perché? Perché il padre aveva capito che la scelta di fargli credere, che in realtà illuderlo, no, proporre un'illusione di un possibile recupero, lo portava a far cosa? A decidere di non vedere la fidanzata fino al recupero completo. E quindi il gap di Kalman, che è un concetto bioetico dell'84, ma assolutamente attuale, che è la differenza che c'è fra le aspettative che io ritengo diritto di avere rispetto alla mia qualità di vita e l'esame di realtà che vivo, quindi l'estrema distanza, il gap tra queste due posizioni, fa sì che io non possa non solo godere di quello che ho, in una malattia così complessa è difficile godere di quello che si ha, ma anche prendere decisioni che non sono in linea con quelle che sarebbero se io fossi pienamente consapevole. Infatti
potrebbe sembrare ben poca cosa che un ragazzo giovane che sta morendo possa, come dire, morire o avere ancora un mese di vita vicino alla sua fidanzata, ma in quella situazione, di fatto, in quella fase di malattia, la vicinanza della fidanzata era la migliore scelta in quella situazione, sicuramente la migliore decisione che ha permesso la migliore qualità di vita possibile in quella situazione, che non era ovviamente il recupero della malattia o una qualità di vita in assenza di malattia, ma era quello che questa persona poteva fare nella malattia. E questo ragazzo, ovviamente, la fidanzata non ha lasciato più il ragazzo fino alla fine. Quando parliamo di valore delle scelte e quando parliamo di suicidio assistito e di eutanasia, parliamo di scelta autonoma e di scelta libera. Una scelta autonoma sia nell'ambito dell'autonomia personale, io decido per me, sia nell'ambito dell'autonomia relazionale, io decido per me, per mio padre, per mio fratello, per la mia fidanzata, per mia madre, che è malata con me, implica una responsabilità, una maturità che non è solo individuale, ma anche sociale, che è quella della consapevolezza. Cioè, se io voglio decidere per me e anche decidere su una speranza, ma non su un'illusione, ecco, la consapevolezza ovviamente mi tocca. Ed è una delle cose più difficili che nella nostra realtà, in Italia, ma in Europa, diciamo nei paesi mediterranei, è difficile da realizzare. Poi sappiamo che tutti nel percorso della malattia, quando affrontiamo le cattive notizie, passiamo da fase di immobilizzazione alla fase di negazione della malattia, alla fase di rabbia, per cui comunque qualcuno è responsabile di questa malattia, alla fase di patteggiamento, seguita dalla depressione, fino ad una, come dire, patteggiamento e forse all'accettazione. Noi viviamo tutte queste fasi della malattia. È chiaro che ci sono dei momenti in cui queste fasi non si vivono, come in questa situazione, che è il terzo caso che vi propongo e poi mi avvio verso, che è una persona di praticamente di 100 anni, 90 anni, con un deficit cognitivo e uno stato di cachessia da demenza, in cui un medico di famiglia all'interno di una struttura accreditata di una CRA aveva chiesto alla terapia intensiva del Bellaria di poter posizionare lo scrivente, scrive, sentito anche il parere favorevole dei parenti, in realtà dei parenti che erano stati chiamati dicendo ma se non fa questa terapia rischia di soffrire e morire di fame, quindi con una diversa, corretta, di una informazione non corretta, si ritiene sia necessario per la sopravvivenza del paziente posizionare un accesso venoso centrale. Anche questo è successo il 28 marzo del 22, quindi di quest'anno. Le cure palliative affermano la vita e guardano alla morte come un processo naturale, integrano tutti gli aspetti. Nel migliorare la qualità di vita abbiamo visto che possono anche aumentare la sopravvivenza. Una cosa importante però dobbiamo definire quando parliamo di pazienti con patologie croniche, quando c'è un significato clinico e un significato etico. Il significato etico viene applicato quando è appropriato e proporzionato la proposta terapeutica. Un esempio classico è la nutrizione e l'idratazione. Noi sappiamo che c'è molta strada ancora da fare nella conoscenza e consapevolezza di appropriatezza nei pazienti, nei caregiver, ma anche nei medici, infermieri e in tutte le equipe sanitarie. Così come c'è ancora moltissimo da fare nella distinzione fra DAT e PCC della legge Lenzi 219 verso il suicidio assistito e l'eutanasia. Poco tempo fa, il 2 aprile, abbiamo fatto un incontro con la cellula bolognese Luca Coscioni, hanno accettato che si chiarisse a tutti i convenuti che la sedazione profonda non è eutanasia. E guardate che questo è una percezione che ancora molti nella nostra società hanno, quindi con delle informazioni, delle conoscenze che non sono corrette. È chiaro che se nel caso del Juan Englaro la terapia nutrizionale era una terapia salvavita e quindi possibile oggetto di DAT e quindi rifiutabile, ma aveva un senso clinico la nutrizione, nel paziente in fase avanzata di malattia con cachessia neoplastica, che sono la stragrande maggioranza dei pazienti che seguiamo in cure palliative, la nutrizione non si cura, cioè la cachessia neoplastica non si cura con la nutrizione, addirittura le linee guida della ESPEN, quindi non della SCP ma della Società Europea dei Nutrizionisti, dice che il supporto nutrizionale è detrimentale, è associato più a svantaggi che a benefici. Allora quante volte c'è confusione nei termini di
questa terapia, ti propongo questa terapia facendo, no? O lasciando credere nell'illusione che possa essere efficace, proponendo terapie pensando che invece la proposta di non continuare queste terapie possa essere scambiata per eutanasia o per un approccio terapeutico che favorisce la morte di un paziente che altrimenti non sarebbe deceduto. L'altro caso, molto, gli altri casi evidenti sono le chemioterapie nell'ultimo mese di vita. Noi vediamo come siamo riusciti con le cure palliative a ridurre in maniera significativa un 10% delle chemioterapie negli ultimi giorni di vita, che ovviamente sono terapie inappropriate. Ma quanta è la difficoltà nel proporre questi temi? Noi seguiamo moltissimi pazienti, circa 4.000-5.800 pazienti persone, no, complessivamente, nei diversi setting, moltissimi in consulenza, moltissimi in ambulatorio, nelle cure palliative precoci, dove c'è questo percorso graduale. E sono persone che, come abbiamo detto l'altra volta, non vogliono morire. Come dice Donata Lenzi, i pazienti che seguiamo in cure palliative non sono i pazienti spesso che chiedono il suicidio assistito. È anche vero, ed è questo è chiaro, che le cure palliative non hanno la capacità di eliminare tutte le richieste di eutanasia. Ecco perché la legge deve avere un'impostazione di un certo tipo. Seguendo persone che non vogliono morire, ma che la malattia purtroppo porterà a morte, le cure palliative hanno il compito di accompagnare in un percorso di malattia, cercando di raggiungere la migliore qualità di vita possibile in quella malattia, ovviamente rispettando il più possibile il loro concetto di qualità di vita e di altro. Dal Dipartimento di Emergenza, rispetto ai 5.000 pazienti che seguiamo, solo 104 provengono dal Dipartimento di Emergenza. Questo per dire come a volte il mondo anestesista, gli anestesisti magari ha un punto di vista che è molto focalizzato su una certa tipologia di pazienti, che però è molto diversa da quella che normalmente noi seguiamo. Anche gli strumenti che utilizziamo, l'IPOS, che valuta la qualità di vita, parte dalla richiesta quali sono i suoi problemi, le sue preoccupazioni più importanti a lei in questo momento. E viene anche chiesta, ha ricevuto tutte le informazioni che desiderava attraverso un percorso di accompagnamento nella consapevolezza che la Cochrane dimostra, qui ci sono tutte le Cochrane che ovviamente adesso non presento, quanto efficaci siano le consulenze, quanto efficace sia long care, quanto efficaci siano le cure palliative. È chiaro che, e mi avvio verso la fine, quando parliamo di autonomia, i principi dell'etica medica, noi dobbiamo capire che l'autonomia sicuramente è del paziente, ma nella nostra società, questo è un corso di formazione che abbiamo fatto prima del Covid, quando abbiamo chiesto quali sono i principi dell'etica medica, la stragrande maggioranza dei medici pensava che quando si parlava di autonomia del medico, non di autonomia del paziente. E questo è un corso di formazione fatto poco prima del Covid, era nel 2018-2019. È chiaro che quando parliamo di autonomia e parliamo dell'autodeterminazione, questa deve essere promossa e sostenuta. E paradossalmente sono proprio le cure palliative che storicamente hanno avuto il ruolo di promuovere e sostenere questa autonomia affinché la scelta nell'ambito dell'etica della cura potesse essere basata su una consapevolezza e non su un'illusione, su una speranza che dobbiamo sostenere, ma non su un'illusione che dobbiamo il più possibile evitare. Ed ecco che quando parliamo di consapevolezza, i gap di Kalman sono sostanzialmente il lavoro che noi facciamo. E le cure palliative in questo momento non si possono occupare di suicidi assistiti e di eutanasia, ecco perché la legge che prevede la proposta di cure palliative, ma che ribadisce le cure palliative devono essere rifiutate, aiuta a sottolineare questa differenza. Le cure palliative si occupano dell'accompagnamento in un percorso di malattia, il suicidio assistito e l'eutanasia si occupano di altro. Se ci pensate, in questa fase storica, anche per una sorta di giustizia distributiva, il rischio di essere identificati con suicidio assistito, parlo delle cure palliative, l'eutanasia è talmente alto che si rischierebbe di lasciare senza percorso di accompagnamento in cure palliative le migliaia di persone, le milioni di persone in Italia che non vogliono morire ma che purtroppo moriranno, che non si avvicinerebbero quindi al percorso di cure palliative. È chiaro che quando, se vogliamo fare il confronto con l'aborto e i ginecologi,
È chiaro che le persone non smettono di essere, di farsi seguire dal ginecologo nel percorso della gravidanza, ma sicuramente il misunderstanding, associazione cure palliative e suicidio assistito, farebbe sì che le persone che non vogliono essere seguite per il suicidio assistito e per l'eutanasia rischiano di non farsi seguire per questo misunderstanding dalle cure palliative e di non avere quindi un accompagnamento di cui hanno diritto. Quindi è una sorta di giustizia distributiva, per cui in questo momento storico non possiamo assolutamente occuparci di suicidio assistito e eutanasia, rischiando di vanificare il percorso di consapevolezza che faticosamente abbiamo cercato di portare avanti in questi anni. E credetemi, ed è l'ultima slide, non è certo perché abbiamo paura di parlare di morte. Se ci pensate, per quale motivo, questa è una lezione che abbiamo fatto recentissimamente alla Facoltà di Filosofia con il titolo «Ma perché le cure palliative? Perché ci ostiniamo e vogliamo continuare a chiamarci cure palliative?» Semplicemente per accompagnare questa, come dire, questa società che ancora ha un approccio molto basato sull'illusione, sul fatto che le terapie possono essere efficaci, su decisioni che non sono autonome, le cure palliative possono aiutare in questo percorso di acquisizione di consapevolezza, perché se anche l'oncologo, il neurologo, il medico di medicina interna pronuncia cure palliative, allora è un lavoro di squadra che si fa in un accompagnamento della persona malata, della famiglia, in questo percorso di malattia difficilissimo, ma che ha bisogno per garantire veramente qualità di vita, un percorso di consapevolezza. Scusate, ho portato via 5 minuti in più, scusatemi. Grazie Danila. Insomma, in sostanza sembrerebbe un po', come dire, capirsi che dalla tua relazione sembrerebbe un po' capirsi che la morte medicalmente assistita e la relazione di cura sono due questioni in qualche maniera separate. E non voglio adesso occupare il tempo, perché abbiamo detto che faremo tutte le considerazioni alla fine, però una cosa mi preme sottolinearla fin da subito: l'articolo 3 della proposta di legge che tu stessa hai citato, quando appunto hai sostenuto l'utilità di che le cure palliative siano esplicitamente rifiutate, generano, come dire, questo genera una situazione abbastanza paradossale, perché il soggetto, nel momento in cui arriva, dopo un percorso di malattia lunghissimo e doloroso, arriva alla conclusione che è meglio per lui morire, deve in qualche maniera aver rifiutato le cure palliative, cioè l'unica cosa che in quel momento la può aiutare. Però mi rendo conto che sto rubando tempo a Marco Vergano, quindi andiamo avanti, poi ti giuro, Danila, che riprendiamo. Marco, a te. Bene. Grazie Giuseppe, grazie a tutti. Allora, io non ho slide da presentare e credo di essere, insomma, penso di essere più rapido dei minuti che ho a disposizione, anche perché sono molto interessato poi alla discussione che eventualmente seguirà. Allora, io su questo io ho una posizione un pochino diversa, forse il motivo anche per cui siamo stati scelti Danila ed io per parlare di questo punto, nel senso che io non riesco a vedere un percorso di aiuto medico al morire. Diciamo che io preferisco parlarne in questo senso piuttosto che di morte medicalmente assistita, e poi se abbiamo tempo mi piacerebbe anche spiegare perché. Non riesco a vederlo al di fuori di una relazione di cura in tutte le fasi, diciamo dalla valutazione iniziale fino alla fase finale e alla procedura stessa. Ci sono posizioni etiche discordanti, ce n'è una in particolare che credo abbia avuto un seguito e un dibattito a suo tempo, ormai una decina d'anni fa, con un articolo sul New England Journal of Medicine, due medici, Julian Prokopiec e Lisa Lehmann, che avevano sollevato un pochino di polverone dicendo che, legittimando, diciamo, l'aiuto medico al morire, ma dicendo che mentre il ruolo del medico e dei clinici sia essenziale nelle prime fasi, non necessariamente deve essere la messa in atto poi della pratica
e quindi il terminare la vita del paziente su richiesta del paziente stesso non necessariamente deve essere un atto medico all'interno di una relazione di cura. Diciamo che tra i critici, tra le critiche che erano state ricevute dai due autori e che avevano di fatto firmato una sorta di manifesto di proposta, alcune si incentravano sostanzialmente poi sull'eccessiva burocratizzazione dell'atto finale, mentre altri, e io sono diciamo più incline a questa seconda posizione, sul fatto che una proposta di questo tipo finirebbe per configurarsi come una sorta di abbandono terapeutico. Io comprendo benissimo le perplessità e anche le resistenze e insomma i dilemmi e il disagio di Danila come palliativista nel vedere una possibile ambiguità, no, tra l'identificazione del suo ruolo come palliativista e poi di un eventuale ruolo come chi invece si occupa di valutare, portare avanti un percorso di aiuto medico al morire. Concordo con Giuseppe sul fatto che di fatto il disegno di legge stesso nei requisiti che vengono richiesti per poter accedere a un percorso di questo tipo, c'è il fatto di aver avuto accesso a un percorso di cure palliative e di fatto di averlo terminato, perché la richiesta è qualcosa di ulteriore, qualcosa che va oltre ed è un bisogno che non è probabilmente soddisfatto semplicemente da un percorso palliativo. Quindi credo che se si riesce a delimitare questo campo, io penso che alcune di queste resistenze possano essere superate, anche perché non credo che, così come non tutti i rianimatori sicuramente avrebbero una disponibilità, no, di coscienza per potersi rendere disponibili per assistere le persone in una morte medicalmente assistita, così credo che anche una piccola parte dei palliativisti magari sarebbe disposta a farla, e non credo che ci sarebbe un'identificazione generale del medico palliativista come del medico che si occupa prevalentemente di aiuto medico al morire. Però credo che stiamo ragionando di scenari ipotetici, perché poi tutte le cose vanno, la teoria va calata poi in un tessuto sociale e ogni paese ha differenze culturali, per cui sicuramente ognuno impara da chi è più avanti di qualche anno. Io credo che sia fondamentale, questo Danila ha sottolineato bene, il discorso dell'autonomia e del nostro ruolo nel difendere, nel costruire, nel rispettare l'autodeterminazione dei nostri assistiti. Io penso di essere dall'inizio, di quando ho cominciato a occuparmi di temi bioetici, uno strenuo difensore del nostro dovere di difendere la capacità di autodeterminarsi dei nostri pazienti, delle persone malate, dei loro familiari quando vengono coinvolti. Quindi un'autonomia, come dicono alcuni anglosassoni, una scaffolding agency, cioè non è soltanto un termine vuoto, ma è qualcosa che va costruito, all'interno di una relazione di cura. E secondo me è una relazione di cura che raggiunge il suo massimo anche nel completarsi anche con una richiesta di aiuto attivo medico al morire. Però mi interessa poi sentire su questo anche la vostra opinione. Io ho un altro punto invece che diciamo è forse un pochino fuori tema rispetto al punto specifico che mi era stato chiesto di trattare, però che credo che sia, e approfitto della presenza dell'onorevole Bazzoli, e che credo che vorrei approfittarne per chiarire un altro punto, sempre l'articolo 3, che è uno dei requisiti, diciamo c'è il punto A e il punto B, sulle condizioni in cui deve trovarsi la persona che può accedere a un percorso di aiuto medico al morire, e che è la dipendenza da supporti e trattamenti di sostegno delle funzioni vitali. Perché se noi consideriamo, così come è scritto, la dipendenza come qualcosa che nel momento in cui viene sospeso il supporto sopraggiunge il decesso della persona, io credo che questo possa contenere una possibile incongruenza logica, nel senso che rischia di rendere l'intero impianto della legge qualcosa di molto sovrapponibile a quello che già abbiamo
con i nostri codici deontologici, con la pratica corrente, con la legge 219 che lo indica molto chiaramente, e rischia di delimitare talmente il campo da dire che cosa succede ai pazienti che hanno una sofferenza irreversibile, psicologica, fisica, hanno una malattia prognosi infausta o una condizione clinica permanente con una sofferenza insopportabile, quindi diciamo il requisito al punto A è pienamente soddisfatto, ma non hanno una dipendenza da un supporto vitale. Quindi mi interesserebbe sapere se la proposta, se il disegno di legge dovesse passare senza modifiche e terminare il suo iter parlamentare, come potremmo poi confrontarci e anche come potremmo in un qualche modo anche di fronte alla popolazione, all'utenza e ai pazienti risolvere la possibile ambiguità e la sovrapposizione anche dei colleghi che magari con poca alfabetizzazione, come giustamente prima Danila ha sottolineato, continuano a confondere sospensione dei trattamenti, sedazione palliativa profonda, eutanasia attiva volontaria, aiuto medico al morire. Quindi di dire se sospendere un trattamento di sostegno vitale è contenuto come requisito fondamentale nella legge sull'aiuto medico al morire, allora è come dire allora abbiamo sempre fatto eutanasia anche se l'abbiamo chiamata con un altro nome. Questo secondo me io credo che sia un rischio abbastanza consistente. Mi piacerebbe sentire che cosa ne pensate. Io ho terminato, poi sono a disposizione per la discussione e vi ringrazio. Grazie Marco. Giusto un'aggiunta a quello che Marco diceva per l'onorevole Pazzoli. La letteratura chiaramente indica ormai circa il 70% nei paesi dove l'assistenza al morire è giuridicamente ammessa. Il 70% di questi pazienti che chiede l'assistenza al morire è costituita da pazienti che non sono sottoposti a supporti vitali. Questo ad indicare anche il fatto che la richiesta al morire ha una composizione dal punto di vista delle motivazioni molto, molto ampia e molto articolata, che non è soltanto la sofferenza in quanto tale, ma è anche una sofferenza che va interpretata e vista alla luce di un percorso intero di malattia. E comunque direi di spostare adesso la prospettiva sul piano più strettamente giuridico e quindi darei sicuramente la parola a Francesca Giardina, che è stato professore ordinario di diritto privato alla Università di Pisa e in particolare affronterà insieme all'onorevole Donata Lenzi il tema di una possibile connessione, non tanto diciamo nella concretezza di una fusione dei due progetti, quanto proprio ideale dal punto di vista dei possibili punti di contatto, uno di questi li aveva citati Marco prima, fra il tema appunto della assistenza al morire e la legge 219. Professoressa Giardina, a lei. Ecco, ho riattivato l'audio, grazie. Grazie Giuseppe, grazie a Giovanni Gordini per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo incontro. Sono una giurista, scusate la voce, ma sono reduce dal Covid, quindi ho un pochino di raucedine. Sono una giurista, come ha detto Giuseppe Cristina, e quindi come tale ovviamente mi occuperò degli aspetti più propriamente tecnici della normativa, però vorrei premettere subito che sono una giurista gentile, cioè sono una giurista che è stata abituata a confrontarsi con i medici e che ha partecipato al lungo dibattito che il diritto gentile ha costruito sulla possibilità di arrivare a una normativa che poi è diventata
la legge ben nota 219 del 2017. E quindi da quel punto di vista mi sento di partire nel momento in cui mi si chiede di verificare la connessione tra la materia dell'aiuto a morire e appunto la legge 219. Devo dire subito questo in partenza. Se dobbiamo trovare una connessione tra l'aiuto a morire e la legge 219, la connessione la possiamo trovare certamente. Se dobbiamo trovare una connessione tra la legge 219 e il progetto di legge, la connessione è molto più difficile, perché sono due strumenti normativi che, a mio avviso, hanno uno spirito molto diverso. In realtà, l'invito della Corte Costituzionale, che era stato già fatto nell'ordinanza del 2018, era un invito a inserire la disciplina dell'aiuto medico a morire nel contesto della legge 219 e del suo spirito, in modo da iscrivere anche questa opzione nel quadro della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, opportunamente valorizzata dall'articolo 1 della legge 219. L'articolo 1 della legge 219 credo sia noto a tutti, ed è quella normativa che costruisce la relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente. Tra l'altro, con una frase bellissima che vorrei ricordare: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Questa normativa, che abbiamo voluto chiamare sostegno normativo più che legge, proprio perché è una legge gentile, cioè una legge che costruisce la relazione di cura attraverso una relazione di fiducia. Mentre ho l'impressione abbastanza netta che dal disegno di legge sia assente questa relazione di cura e fiducia tra paziente e medico. La normativa è stata presentata dall'onorevole Bazzoli come una normativa di compromesso, e su questo non ho dubbio, credo che lo sforzo per arrivarci sia stato immenso. Ma più che un compromesso tra apertura e chiusura delle posizioni che potevano incidere sulle scelte da fare su questo tema delicatissimo, direi che è proprio lo spirito che è diverso, perché si tratta di una normativa abbastanza rigida rispetto alla gentilezza e alla morbidezza della legge 219. Io sono una fautrice dell'inserimento, ero una fautrice dell'inserimento della materia dell'aiuto a morire all'interno dell'articolo 219. Sarebbe stato tra l'altro un inserimento non troppo drastico, perché la legge 219, per usare le parole di Paolo Zatti, aveva già in sé il seme di un'espansione, cioè poteva accrescersi in funzione di questo ulteriore aspetto, di questa ulteriore disciplina, perché intanto aveva di fondo una condizione di appartenenza, che era la scelta di agire sullo stato di sofferenza intollerabile provocato da una patologia irreversibile. Credo che la Corte Costituzionale sia stata anche abbastanza esplicita nel chiamare in causa la legge 219 molte volte, in più di un'occasione, per più aspetti, addirittura riferendosi alle procedure della legge 219 come procedure idonee a allargarsi verso il processo dell'aiuto a morire. In particolare, direi che era evidente che la Corte Costituzionale alla 219 attribuiva non un rifiuto del tema, ma una sorta di ritegno della normativa del 2017, che non aveva tratto, e cito ancora, dai suoi fondamenti tutte le conseguenze che essi potevano implicare riguardo anche all'aiuto medico, detto più ampiamente, a congedarsi dalla vita. E poiché non c'è dubbio che la legge 219 consideri i temi dell'accettazione della morte, talvolta implicitamente anche il tema di una richiesta di morte, però collegandosi a
quel diritto della persona, che non è puramente semplicemente il diritto di morire, è molto più ampiamente e molto più complessivamente il diritto di salvaguardare la propria dignità rifiutando una sofferenza giudicata intollerabile. Per scegliere di non curarsi più o di non curarsi affatto, accettando eventualmente anche le conseguenze nefaste, cosa che la legge 219 in questo e per arrivare a questo, cioè per arrivare sostanzialmente a decidere di morire non attraverso un atto medico che comporti appunto un'operazione drastica, ma che come è nella 219 passi per un rifiuto di terapie o per la scelta di terapie di un certo tipo invece che di altre, direi che qui la legge ha fatto una cosa secondo me meritevole, cioè ha evitato di affidarsi a un atto burocratico e formalistico. Il consenso che la legge 219 chiama in causa è un consenso che evita, come era in partenza, l'espressione in forma scritta, sceglie una formula fluida, cioè un consenso che può essere in qualunque forma espresso. Ed è così che questa, più che una legge, sa essere un sostegno normativo. Certo, nell'occuparsi poi esclusivamente dell'aiuto a morire, il progetto di legge è molto più burocratico: atto pubblico, scrittura privata autenticata, quelle formule, diciamo, del diritto che fanno anche un po' paura perché sono drastiche. E quando questo atto pubblico o la scrittura privata autenticata non è possibile, e quindi ci si affidi a dispositivi di altra natura e quindi si riceva, si recepisca, si raccolga la volontà della persona, allora però comunque due testimoni, un pubblico ufficiale, quindi tutto quello che la burocrazia ha insegnato al mondo della medicina e alla società civile in generale. Molto perplessa sono poi sulla procedura un po' farraginosa, a dir poco, che è quella che riguarda il caso in cui il medico si rifiuti di accettare la richiesta del paziente, oppure quello che segue a un eventuale rifiuto da parte, parere sfavorevole da parte del comitato etico, che è diciamo, la possibilità di ricorrere a un giudice entro il termine di 60 giorni. Beh, io non credo che 30 giorni dati al comitato etico per pronunciarsi, altri 60 giorni, un ricorso al giudice, siano cose che una persona che sta scegliendo di porre fine alla vita in qualche modo facilmente attraversi. Eppure la legge 219 avrebbe gli strumenti per disciplinare nella sua logica e nel suo spirito. Considerando come ho condiviso molte delle cose che Marco Vergano ha detto, considerando la relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente come anche potenzialmente comprensiva di un esito finale e definitivo, la legge 219 questi strumenti li offrirebbe. Intanto c'è una norma spesso considerata meno significativa di altre, che è l'articolo 5, pianificazione condivisa delle cure, che consente al medico e al paziente di confrontarsi sul possibile evolversi della patologia, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, e sottolineo qualità della vita, perché qui basterebbe valorizzare questa norma e orientarla adeguatamente alla scelta di morire nei tempi e nei modi che la relazione di cura e fiducia tra medico e paziente soltanto può indicare. Tralascio completamente il tema per mancanza di tempo, il tema delle disposizioni anticipate di trattamento, che ovviamente sono assenti, anche perché c'è molta resistenza a considerarle in grado di recepire una decisione di aiuto a morire. Però vorrei invece
arrivare a una sorta di piccola proposta, prima di fare la quale però per inciso sono molto d'accordo su quanto è stato detto sul riferimento ai trattamenti sanitari di sostegno vitale, perché qui è un requisito certo preso di peso dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma si tratta di un peso falso, perché qui oltre a essere incongrua questa necessità, questo requisito, direi che questa richiesta, cioè questo requisito, se fosse immaginato come un riferimento a una macchina che tiene in vita il paziente, creerebbe sicuramente una disparità di trattamento e questa norma sarebbe sicuramente suscettibile di di possibile impugnazione per mancanza di costituzionalità, per disparità di trattamento. Arrivo alle conclusioni perché credo che il mio tempo non sia infinito. Avrei pensato, avremmo pensato, devo dire, mi sono confrontata anche con Paolo Zatti, che ringrazio degli spunti che mi ha dato, che la sede dove la legge 219 potrebbe accogliere l'invito della Corte Costituzionale a sviluppare il seme che nella norma è contenuto è l'articolo 2 della legge 219, che è vero parla di terapia del dolore, divieto di ostinazioni ragionevole delle cure, dignità però nella fase finale della vita, ed è la norma che si riferisce alle cure palliative, ma non c'è bisogno di confondere cure palliative e aiuto medico a morire, questo i palliativisti ce lo insegnano e ce lo dicono molto chiaramente, però basterebbe a questa norma aggiungere un comma o due dicendo che dopo aver detto che il medico si avvale dei mezzi appropriati, si adopera per alleviare le sofferenze del paziente e così via, e nei casi di un paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico si astiene da ostinazioni irragionevoli nella somministrazione delle cure, eccetera, eccetera, un comma ulteriore potrebbe dire: la persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, vissute come assolutamente intollerabili, capace di prendere decisioni libere e consapevoli, che rifiuti la sedazione palliativa profonda, ha diritto a chiedere e ricevere l'aiuto medico che le è necessario per porre termine alla propria esistenza. E un comma ulteriore potrebbe, come dire, rassicurare i medici e perché si potrebbe delegare il governo ad adottare un decreto che disciplini la libera dichiarazione di disponibilità da parte dei medici a prestare l'aiuto di cui al precedente comma e la conseguente riserva ai medici disponibili di una quota di posizioni e ruoli professionali esposti alla richiesta di aiuto, col che si eviterebbe anche di essere costretti a disciplinare l'obiezione di coscienza, perché in questo modo si risolverebbe il problema a monte. Penso di avere quasi esaurito il mio tempo, diciamo, quello che volevo dire non è una critica pretestuosa o una difesa della legge 219, però è vero che leggendole insieme, confrontandole, abbiamo la sensazione veramente di due linguaggi diversi, perché il testo del disegno di legge, nella sua rigidezza e nella sua, come dire, attitudine burocratica e formalistica, vorrei dire che la forma, il formalismo e la burocrazia non sempre sono garanzia di buon diritto e di buone regole. Direi che questo testo sembra un po' ignorare quanto la giurisprudenza e i giuristi che si occupano di diritto della medicina in dialogo con i medici hanno costruito in un quarto di secolo per ridisegnare la relazione tra medico e paziente. E infine, siccome sono convinta che il buon diritto sia soprattutto un diritto semplice oltre che gentile, direi che non è il caso di duplicare normative quando avremmo la possibilità di fare con meno
quello che si cerca di fare con più, cosa che può risultare un po' inutile, a volte dannosa, è la regola del rasoio di Occam, ovviamente, che ha fatto sì che, applicata al diritto, il diritto migliore sia sempre stato quello che ha semplificato invece di complicare, perché semplificando si evita di discriminare, andando dietro o facendosi guidare dalla ricerca del dettaglio. Vi ringrazio. Beh, mi pare che le questioni poste sul tappeto dalla professoressa Giardina siano importanti, interessanti e occupino molto, molto spazio. Siamo stretti nei tempi, quindi vorrei che adesso ascoltare la Donata Lenzi, che avrà sicuramente qualcosa da dire su questi temi. E poi passeremo ai due discussant e poi alla serie di risposte e di domande che sono state poste in questo periodo, in questo lasso di tempo, che sono importanti. Sarò curioso di sentire anche l'opinione dell'onorevole Bazzoli su quanto è stato detto. Grazie. Donata? Allora, buonasera a tutti e grazie per l'occasione che mi avete offerto oggi anche per interloquire con il gruppo del diritto gentile, con tanti professionisti che conosco bene. La prima volta che con Alfredo Bazzoli ci siamo confrontati e mi ha chiesto appunto un po' di suggerimenti, eccetera, io gli ho detto, per piacere, non toccate la 219. Cioè ho detto l'esatto contrario di quello che la professoressa dice adesso. Le motivazioni sono pragmatiche e politiche. Le motivazioni politiche sono semplici. Quando tu apri un vaso non sai come va a finire in Parlamento. Quindi se dici che tocchi la 219 all'articolo 2, si riapre la discussione su tutta la 219. Perché nessuno può limitarla solo ad un articolo. E quindi avrebbero ricominciato a discutere di cos'era la nutrizione, di eccetera, eccetera, rimesso mano alle DAT, avrebbero trovato un ostruzionismo fortissimo da parte di alcuni esponenti che hanno duramente combattuto contro la 219, avrebbero ripetuto praticamente lo stesso dibattito che c'era già stato, con esiti che non sono prevedibili, perché non si può, quando si apre, si dice, si ridiscute la legge, dire si ridiscute solo su questo punto. E la seconda considerazione è pragmatica. Avete sentito l'esperienza sul campo che Daniela Valenti ci ha presentato. E adesso immaginate cosa succede se noi ci troviamo di fronte a un caso di un paziente che chiede il distacco della PEG, cioè il caso in cui il rifiuto delle cure richiede da parte dell'operatore sanitario un comportamento attivo, che è il caso più spinto, diciamo così, perché il rifiuto delle cure in cui mi si chiede di non intervenire è più semplice da gestire, non intervengo, non faccio nulla. Il caso in cui il rifiuto delle cure implica la revoca di un consenso dato precedentemente, appunto il distacco della PEG. Partirebbe una discussione in cui nei tre quarti di casi in Italia formerebbero un'esplicita domanda al comitato etico e avvierebbero la procedura per casi di suicidio assistito o eutanasia o comunque morte assistita. Perché non c'è la consapevolezza della distinzione tra il rifiuto delle cure e la richiesta invece di un intervento attivo atto a porre fine in tempi minuti alla propria vita. E quindi verrebbero sottoposti tutti i pazienti che adesso si trovassero in questa situazione alla procedura che come minimo dura 30 giorni che autorizza poi la morte medicalmente assistita. Quindi la mia obiezione, la mia preoccupazione era politica ed era pratica, di conoscenza del livello purtroppo di scarsa consapevolezza di cui Danila ci ha dato prova prima.
Esiste poi un problema di carattere più generale della 219. La 219 non è la legge sul fine vita. La 219 è una legge di sistema che cerca di portare la voce e la personalità del paziente all'interno del percorso di valutazione clinica e ridare voce al paziente e riconoscere valore alle sue volontà, al suo modo di pensare, alla sua personalità. Se questo avviene solo nella fase finale e non avviene in tutto il percorso precedente, dal momento in cui si nasce in avanti, noi abbiamo un sistema malato. Cosa me ne faccio di avere tante persone che mi chiedo cosa voglio fare quando si tratta dei miei ultimi mesi di vita, se nei 50 anni precedenti o in tutto il decorso della malattia cronica nessuno mi ha mai chiesto niente? Cioè, la discussione sul fine vita ha senso, la libertà di scelta della persona ha senso se c'è un percorso precedente, se no è una scelta per disperazione, non una scelta libera. Naturalmente non basta la relazione medico-paziente, l'accuratezza, l'attenzione, eccetera, se non c'è un servizio sanitario pubblico in grado di rispondere ai bisogni del paziente. La miglior garanzia per una scelta libera è che il servizio sanitario funzioni. E non parlo solo dell'accesso alle cure palliative, pur importante, ma del completo intervento assistenziale. A volte le cure palliative ci sono, ma manca, per esempio, una possibilità concreta di altri tipi di aiuti e di assistenza, di sollievo per la famiglia. Quindi vediamola come una legge di sistema che cerca di intervenire sulle relazioni medico-pazienti. Quando faccio lezioni in alcuni corsi che tengo, io porto sempre come esempio, e Corrado Meliga lo sa, essendo un ginecologo, una mamma in attesa e dall'altra parte il medico ginecologo ostetrico, perché nella maggior parte dei casi in cui parlo del consenso in assemblee di varie età, il problema più sollevato è quello durante la gravidanza. Eppure non discutiamo mai della 219 con quel settore importante della sanità. E guardate che fa riflettere questo, perché se c'è un campo dove poi siamo pieni di cause civili e penali, è proprio quello, e probabilmente nascono anche da una cattiva relazione. E seconda osservazione, non è la stessa cosa una morte medicalmente assistita, indotta sia attraverso il suicidio assistito che attraverso l'eutanasia, dal tema del rifiuto delle cure. Non esiste nessun ordinamento in Europa, negli Stati Uniti, in Australia e Nuova Zelanda dove queste due cose siano mescolate insieme. Anche chi li ha nella stessa legge, la Francia per esempio, perché ha un unico codice della sanità, molto utile e molto interessante, perché con un solo codice hai tutte le leggi in materia sanitaria, ma il tema del rifiuto delle cure è nella, diciamo, normalità delle scelte sanitarie. Posso dire di sì, posso dire di no, mi deve essere chiesto il consenso. Il tema di un intervento attivo chiesto a un professionista della sanità per porre fine alla mia vita, in tutti i paesi occidentali dove questo tema è stato affrontato, è regolato a parte. Quindi, se vogliamo metterlo nella 219, bisogna regolarlo a parte, di sicuro non con un comma aggiuntivo all'articolo che parla di fine vita, che amplierebbe ancora di più la confusione pratica, operativa. Perché è regolato a parte? Perché in questi casi dove tu vai a incidere su un principio di base della civile convivenza, che è il principio di non uccidere, dove tu chiedi a un operatore sanitario di non agire per la cura, ma di agire per porre fine alla tua vita in tempi rapidissimi, quello che qualsiasi ordinamento giuridico chiede, adesso mi manca la legge spagnola, ma le altre le ho guardate tutte, sono sostanzialmente due cose. Uno,
la verifica di una scelta libera e consapevole. E la seconda, le condizioni di malattia che quel determinato ordinamento ha stabilito essere necessarie per poter autorizzare quest'atto. Questo che lo rende molto più burocratico, ed è per questo che io temo la confusione quando questa burocrazia entra poi dentro inevitabilmente all'interno del servizio sanitario. E questa scelta porta poi di conseguenza quasi tutti gli ordinamenti, non tutti, a riconoscere anche l'obiezione di coscienza al professionista e al medico, proprio che gli viene chiesta una cosa che è oltre e in altri ambiti a quello che è il suo orientamento, la sua mission professionale. E questa diversità che secondo me va valutata e va tenuto conto. È vero che questa accentuazione ha poi aperto la strada a una discussione che sta avvenendo in Olanda e che ha già trovato una parziale risposta in Germania, ed è quella del portare fuori l'eutanasia dall'ambito sanitario. Perché la discussione che c'è in Olanda è più chiara, essendo un paese che la sta sperimentando da molto più tempo, e si dice: se io sono libero di disporre, allora non ci deve essere un esame medico che vada oltre la valutazione delle mie capacità decisionali, mentre sulle mie condizioni cliniche decido io. E questo tema è strettamente connesso all'invecchiamento. In Belgio, nei dati del 2020, sono 2.500 le eutanasie che sono state praticate, di queste il 40% è a ultraottantenni. E quindi non è difficile trovare una patologia cronica, ma dove la risposta è in realtà una risposta che viene rispetto a una vita che diventa sempre più lunga, ma non sempre altrettanto accettata e apprezzata nella sua durata. C'è chi vuol vivere 100 anni e chi dice proprio no grazie, non ne posso più. E tutte discussioni che sono in atto, che sono fuori dal contesto che avete sollevato oggi e che riguarda voi operatori della sanità. Io comprendo benissimo che il confine è talmente lieve quando ti trovi in una terapia intensiva, in un reparto oncologico o in un settore delle cure palliative, tra il distacco e applicare la sedazione profonda e quello invece di porre fine alla vita, anche se i farmaci medicinali sono diversi, è talmente lieve, il risultato finale non cambia, che la sottigliezza giuridica non viene colta in qualche modo. Qui capisco, si dice, la relazione è la stessa, medico-paziente. Però in realtà, se ci riflettete, i casi su cui è intervenuta la Corte, su cui è nato il clamore, non sono i vostri pazienti. Non lo sono. Il DJ Fabo, io non ho capito perché la Corte abbia tirato fuori i dispositivi sanitari, perché non dipendeva da un dispositivo sanitario, diciamo in maniera da determinare la sopravvivenza. A volte veniva applicato, altre meno. Ma non era quella dipendenza totale che noi vediamo in un malato con una PEG o attaccato con la tracheotomia per respirare. Quindi il caso di Mario, il nome sotto il quale si nasconde il paziente che ha chiesto il suicidio medicalmente assistito nelle Marche, è un caso anch'esso che non rientra nei pazienti né oncologici né di terapia intensiva. Il vero problema si pone, la discussione si pone, di fronte a quelli che, diciamo così, per la legge sarebbero i grandi disabili, quelli che sono in una condizione di fortissima dipendenza e dagli altri, privi di autosufficienza, con patologie croniche o per esito di incidente. Questo è i temi anche che incidono di più sull'opinione pubblica. Questo era in una qualche misura
anche il caso di Eluana Elgrano e il caso di Welby, che era appunto un malato di SMA. E quindi provate a ragionare su leggi e norme che devono applicarsi anche a questi casi e non soltanto ai casi che incontrerete e incontrate all'interno della professione, che pure saranno molto più numerosi. E forse una legge voluta che faccia un passo avanti rispetto a quello che è la riflessione europea potrebbe proprio distinguere tra queste tipologie, tra chi si trova già in cura e ha una prognosi già infausta e questo ambito che non è a prognosi infausta, ma che sembrerebbe rientrare lo stesso, ed è, lo pongo come interrogativo a Bazzoli, all'interno della legge, che della proposta di legge che sta venendo avanti. Ultimissima considerazione, questa discussione sulle cure palliative è molto importante, però la preoccupazione dei palliativisti nasce dalla stessa pianto della preoccupazione mia iniziale, e cioè in un mondo confuso dove già adesso le cure palliative vengono viste come la cura per i moribondi e l'indirizzo è al reparto di cure palliative o all'hospice, che mancano 5-6 giorni e prevedibilmente alla sua morte, il che è assurdo, proprio vuol dire che l'impostazione è sbagliata di chi fa queste scelte. In una situazione come questa, l'accentuazione del ruolo dei palliativisti nel dare la morte provocherebbe un ulteriore aggravamento dell'idea cure palliative uguale morire. E non credo che questo aiuterebbe né chi ha in cura i pazienti negli altri reparti, né tantomeno i palliativisti, e soprattutto non aiuta i tanti pazienti che avrebbero diritto a un avvio precoce di queste cure. Peraltro non c'è una indicazione di questo, in questo senso, anche a livello internazionale. Quindi penso che vada fatto un lavoro più approfondito, magari comune, sulle eventuali linee guida, e che questo lavoro potrebbe essere fatto nel caso, o dovrebbe essere fatto nel caso in cui la legge Bazzoli non arrivasse alla conclusione, e noi ci rischieremo di trovarci di fronte a 5 anni ulteriori di incertezza senza legge e solo la sentenza della Corte. Perché dico questo? Perché gli italiani non votano in base alle scelte sui diritti civili. Purtroppo, se no non avremmo maggioranze così accentuate a destra. E se facciamo i sondaggi ci dicono che i favorevoli all'eutanasia per il malato grave sono tra il 70 e l'80% dei nostri concittadini, questo non torna con il voto dei 40 milioni di elettori. E quindi se si rischia di trovarsi di fronte a un governo più orientato a destra, come la lotta parlamentare di questi anni ha ampiamente dimostrato, queste leggi rischiano una frenata e forse abbiamo proprio l'occasione obbligata di lavorare meglio per distinguere ed elaborare linee guida attente e rispettose. Fine. Grazie. E io passerei a questo punto, visto che siamo quasi in perfetto orario, passerei la parola a chi poi effettivamente sul piano pratico clinico, e quindi mi riferisco a Lucia Farabegoli, che vedo in linea, ciao, e a Elisa Righini, per sentire un po' quali sono le impressioni che hanno ricavato da questo dibattito e se vogliono aggiungere quesiti, domande ai relatori.
Mi pare che l'onorevole Bazzoli abbia collezionato una lunga serie di quesiti e domande, però preferirei che fossero Lucia ed Elisa a condurre adesso la discussione. Buonasera, mi ripresento un attimo perché non vi conosco. Mi chiamo Lucia Farabegoli e faccio l'intensivista da poco tempo in realtà, quindi forse sono il collega con meno esperienza qua dentro, comunque da una decina d'anni. Il senso, credo, del mio invito qua a questa discussione sia quello proprio di avere la voce di chi partecipa un po' dal basso, no? La voce di chi poi la legge la dovrà in qualche modo, come passerà nelle sue forme, utilizzare, vivere, no? Quotidianamente. La sensazione che ho avuto leggendo questa legge, per la sensazione che ho avuto, è che il percorso sia solo all'inizio, per quanto siamo già al Senato, è un percorso ancora tutto da incrementare. Volevo condividere con voi un paio di domande un po' complesse, che mi sono tantissime le domande in realtà, ma ne sono già venute fuori tantissime. Condivido con Vergano assolutamente un primo quesito, che è quello su come si pone questa legge verso quelle forme di sofferenza psicologica, fisica, che non sono legate a un sostegno di funzioni vitali. Mi viene in mente l'esempio di un paziente oncologico che rifiuta le cure palliative, ma che non è sottoposto a sostegno vitale. Mi viene da pensare che sia un paziente che non stiamo ascoltando, una persona che non stiamo ascoltando e che non stiamo includendo forse in questa legge. E poi voglio rientrare un attimino, fare una piccola riflessione invece su il tema proprio principale di questo incontro, che è la relazione, come entra questa legge e nella relazione di cura, no? E quindi mi sono chiesta che cos'è questa relazione di cura, se non la relazione fra un sanitario, che non necessariamente deve essere il medico, ma un sanitario, un professionista della sanità, e una persona con malattia. Chi si occupa di questa relazione? Deve essere l'intensivista, deve essere il palliativista, deve essere... Chi si fa carico di questa relazione? Chi incontra il paziente, innanzitutto, ma chi lo sa fare? E chi è che sa fare questa cosa? Chi è che sa entrare in questa relazione? Chi è formato a farlo? Non è solo chi ha l'esperienza di questa relazione, non è solo chi lo vive quotidianamente. Questo lo testimoniano anche i vostri interventi, anche l'intervento della dottoressa Valenti. Tantissimi sanitari, e allargo lo spettro, medici e infermieri, non sono formati a vivere la relazione di cura, a portarla avanti, a lasciare che il paziente abbia la capacità di autodeterminarsi. Quindi quello che viene fuori anche da questa legge, ma viene fuori anche dalla 219, che è una legge bellissima, è la necessità di una formazione veramente ad ampio raggio. Manca ancora tantissimo il substrato formativo sugli operatori della sanità, credo. E poi il supporto, ma magari ne parlerà di più Elisa. Chi entra in una relazione medico-paziente di fronte a un paziente che fa una richiesta, esprime un bisogno così forte come quello del desiderio a morire, ha bisogno di avere un supporto. E è vero che la legge parla, la legge che andrà discussa al Senato, parla anche di questo, ma siamo pronti a questo supporto? Questa è la mia domanda, cioè c'è una rete pronta a questo supporto? E questi sono i miei quesiti, i miei dubbi più importanti. Non vi voglio tediare con altre questioni, perché credo che già queste siano questioni piuttosto pesanti, ecco. Grazie.
Ok. Elisa, vai. Salve a tutti. Allora, probabilmente forse anche la mia analisi, le mie domande forse sono proprio più delle riflessioni o delle, chiamiamole così, definiamole criticità sulla sostenibilità, poi cioè nel senso sull'applicazione, no? Nel concreto. Ovvio che noi parliamo da un punto di vista proprio assolutamente operativo e vorrei distinguere un po' due aspetti che ho l'opportunità di toccare nel mio lavoro. Uno è quello che è già stato in un qualche modo presentato, che è quello di supporto psicologico ai pazienti, alle famiglie e agli operatori nell'ambito dell'emergenza-urgenza, quindi la rianimazione, la terapia intensiva, insomma, quindi ambiti ospedalieri e di area critica, diciamo così, no? E quindi sicuramente come Donata Lenzi sottolineava, insomma, sono anche pazienti per la quale il passaggio è un passaggio che, seppur complicato, seppur, come dire, va accompagnato all'interno di una rete multidisciplinare e molto accurata, non è ovviamente la stessa cosa di alcuni pazienti per la quale poi ci si è posti questo tema. Ma l'altro aspetto del mio lavoro, oltre quello di supervisione dell'equipe di cure palliative e adulti, è quello di occuparmi anche della rete neuroriabilitativa. Quindi mi capita in continuazione di seguire anche la parte diciamo di missione dall'ospedale, quindi di disabilità adulti e pediatriche, e anche di missione poi successiva al domicilio. Le difficoltà, le criticità con la quale convivo tutto il giorno sono quelle che un po' ha anticipato anche Lucia, che sono quelle un po' legate sia alla continuità, oltre che alla presenza del supporto psicologico. Partiamo proprio dalla base, ok? Io lavoro in una realtà in ospedale dove da 10 anni ho l'opportunità di lavorare insieme ai colleghi, insieme ai medici, insieme agli infermieri. Vorrei ovviamente non dimenticare loro quando parliamo di formazione, quando parliamo di formazione sul campo, per rendere anche a loro la possibilità di convivere con temi emotivamente così importanti. Quando si parla di formazione degli operatori, si parla di formazione, come dire, lezioni frontali, lezioni teoriche, ma per quello che mi riguarda la formazione sul campo è imparare a stare più che a parlare, imparare ad ascoltare, imparare a stare con emozioni dirompenti, con contenuti che possono anche essere quelli che noi non condividiamo, ok? Ma che in un qualche modo dobbiamo cercare di imparare ad accogliere. E ci vogliono strumenti per imparare ad ascoltare, ma ci vogliono anche strumenti per imparare a proteggersi. Se no, alle volte la scelta di mettersi a distanza del paziente, quindi può diventare una distanza dove noi non forniamo tutte le informazioni che magari potremmo offrire perché ci sentiamo in difficoltà nella relazione con quel paziente o perché le nostre emozioni non ci permettono di farlo. E possono essere non solo anche di evitamento, ma anche proprio di scappare dalla possibilità di affrontare questi temi o comunque di stare dentro questo tipo di rete. Per cui la formazione, ripeto, e anche il percorso personale in un qualche modo degli operatori significa anche dare loro davvero la possibilità di scegliere dove e come si vogliono collocare all'interno di questi percorsi. La cosa però che mi preoccupa, diciamo così, più di tutti, ripeto, da psicologa comunque sia, che lavora in una rete ospedaliera dove esiste una psicologia ospedaliera strutturata e dove esiste una psicologia territoriale che si sta strutturando, è il non sentire molto spesso questa reale rete, ok? Questa rete in grado di sostenere, di supportare davvero il paziente, perché
esplorare il concetto di dignità e il concetto di senso della vita significa anche esplorare la storia personale, la biografia, significa anche davvero approfondire dei contenuti dove ovviamente è chiaro che lo psicologo, le cure palliative, ma sicuramente ognuno ha ovviamente un suo bagaglio culturale con la quale può, come dire, fare percorsi un po' diversi. E soprattutto non dimentichiamoci che il percorso di supporto non dovrebbe essere un percorso che in ogni luogo nella quale si trova il paziente si cambia un professionista, ok? Quindi questo significa, cioè quando si parla di, come dire, di continuità, si parla di una presenza in grado di supportare il paziente su tutta la linea del suo percorso. Quindi la preoccupazione è proprio quella di sentire, nonostante, ripeto, io appartenga ad una realtà privilegiata dal punto di vista della presenza di professionisti, di reti, di strutture, di sentire un'estrema difficoltà ad oggi di poter davvero immaginare un qualcosa che davvero applichi per il bene del paziente, per il bisogno del paziente e degli operatori, perché questo lo metto davvero anche, insomma, come secondo elemento importante, insomma, poter dare davvero, come dire, un'operatività a questa legge. Ecco che apprezzo molto la presenza, come dire, no? Assolutamente, come dire, del supporto psicologico citato davvero in tutti i passaggi. Ecco, è la sostenibilità reale, insomma, è un po' il tema che, come dire, che vorrei porre. Io a questo punto non posso che rilanciare la parola all'onorevole Bazzoli, perché come dire, è stato in qualche modo oggetto di varie questioni, di vari quesiti. Se riesce, onorevole, a sintetizzare un po', così lasciamo anche spazio anche agli altri, però. Grazie. Certo, tanto grazie delle sollecitazioni. Diciamo che ero e sono consapevole del fatto che non è una legge perfetta e me ne avete dato ulteriore riprova. Però cerco di spiegare un po' sulle questioni che avete sollevato, come è stata anche il nostro, insomma, l'iter che ha accompagnato, insomma, il nostro lavoro. Intanto sull'intervento sulla 219, ce lo siamo posti questo tema, cioè se, come suggeriva di fatto la Corte Costituzionale, fare una, diciamo, un intervento emendativo alla legge 219 oppure se fare un nuovo testo di legge. Su questo, diciamo, ha già detto in maniera per me condivisibile Donata Lenzi, abbiamo scartato questa ipotesi perché volevamo evitare da un lato che si riaprisse un po' la discussione, che fu comunque una discussione molto aspra anche quella, insomma, quando approvavamo la legge 219, mi ricordo, perché insomma c'ero anche io, e non fu una discussione semplice, e riaprire, diciamo, un versante chiuso sulla 219 sarebbe stato probabilmente più rischioso. E poi anche perché, anche qui condivido un po' le notazioni di Donata, io penso che siamo su un fronte un po' diverso qui, cioè qui stiamo introducendo una normativa che insomma, va un po' oltre, ecco, quella cornice costruita dalla legge 219 sulla relazione di cura tra medico e paziente. Qui stiamo introducendo un principio che in qualche modo insomma contraddice, ecco, un po' il senso, no, della cura, no, dell'intervento di cura di cui è interprete qualunque medico, perché con questa legge invece si dice che un medico non ha solo il compito di curare in qualunque modo e in qualunque condizione, ma ha anche il compito di preparare, diciamo, un farmaco che poi il paziente può assumere per conto suo per darsi la morte. Ecco, quindi, diciamo, meritava probabilmente un percorso diverso questa legge rispetto alla 219, e questa è anche la ragione per la quale
è vero, c'è un po' di burocrazia e formalismo, ma probabilmente era inevitabile proprio perché appunto stiamo introducendo nell'ordinamento un principio così, così dirompente, ecco, rispetto alla, insomma, all'assetto tradizionale, quindi necessitava probabilmente di una maggiore rigidità rispetto alla 219, alle DAT, anche nel percorso di accertamento delle condizioni e del consenso e della libertà della formazione della volontà del paziente. Sui tempi, diciamo che questo percorso burocratico disegna, io sono in parziale dissenso rispetto a quello che diceva la professoressa prima, nel senso che io penso che non occorre accelerare i tempi, ecco, io penso che bisogna accertare con rigore l'esistenza delle condizioni, ma insomma, poi ci vuole anche, insomma, i tempi, insomma, consentono anche magari un ripensamento, insomma, non credo che l'accelerazione dei tempi in questo caso sia funzionale al bene che si vuole tutelare, ecco, quindi da questo punto di vista penso che i tempi che sono stati disegnati non siano incompatibili con una tutela adeguata della, diciamo, del diritto che abbiamo introdotto nell'ordinamento. Ecco, sul tema del trattamento del sostegno vitale, allora, mi rendo conto che questo è un tema molto molto delicato. Qui io torno un po' al cappello introduttivo che avevo fatto al mio intervento prima, cioè la nostra scelta è stata quella di provare a stare dentro i binari della sentenza della Corte Costituzionale, perché ritenevamo, e probabilmente avevamo ragione, che stare dentro quei binari fosse l'unico modo per avere un po' le spalle coperte e in modo da riuscire ad arrivare al traguardo, perché sapendo che era una strada complicatissima e molto difficile sul piano politico, avere un po' le spalle coperte, quindi da una sentenza, che comunque la sentenza secondo me è molto, molto interessante, molto, molto equilibrata, era la strada. E allora non potevamo non recuperare pressoché integralmente le condizioni che la Corte ha individuato, aveva individuato per appunto la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio, tra cui questa, che peraltro ricordo che la Corte ha mutuato né più né meno che dalla 219, perché la Corte ha detto la 219 già a certe condizioni consente di rifiutare i trattamenti di sostegno vitale e quindi di in qualche modo accelerare il percorso verso la morte. È irragionevole che sia consentito solo il rifiuto del trattamento di sostegno vitale e l'accompagnamento alla morte attraverso la sedazione palliativa profonda e non invece la possibilità, la libera possibilità di darsi la morte prima, diciamo, quindi insomma, per evitare il tempo lungo che può esserci con la sedazione palliativa profonda attraverso il rifiuto del trattamento di sostegno vitale. Quindi la Corte ha fatto questo sillogismo e quindi il trattamento di sostegno vitale, che sono una parte rilevante della motivazione che ha portato la Corte a depenalizzare l'aiuto al suicidio, sono entrati nelle condizioni. Ma si tratta esattamente di quei trattamenti di sostegno vitale, che non sono i trattamenti puramente, diciamo, legati ai macchinari. Perché i trattamenti di sostegno vitale, almeno questo è quello che ci è stato detto anche nella fase istruttoria che abbiamo fatto della nostra legge, sono anche i farmaci salvavita. Sono anche quindi tutti i trattamenti farmacologici senza i quali, diciamo, non è possibile appunto la sopravvivenza di un paziente. Quindi è vero che probabilmente rimangono fuori pazienti che sono in condizioni, diciamo, di sofferenza refrattaria anche ai trattamenti, insomma, cure palliative, e questo, diciamo, è un problema. Però io penso che se il nostro obiettivo era il traguardo di una legge, non potevamo che stare dentro quei binari lì, anche a costo probabilmente di lasciare fuori forse un pezzo di persone che potevano ambire ad avere il diritto appunto di poter essere dentro questo perimetro.
ma questo può essere che poi magari in futuro, anche in relazione all'esperienza concreta e pratica, questo possa avvenire. Dubito che questa condizione possa essere considerata incostituzionale dalla Corte Costituzionale che l'ha individuata. Ecco, questo francamente mi parrebbe abbastanza curioso. Ecco, poi magari, per carità, tutto è possibile, ma se la Corte ha detto che quella è una condizione necessaria per consentire appunto la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio, mi parrebbe curioso, ecco, che poi la Corte invece, una volta che c'è una legge che la individua, che la disciplina, dicesse no, è incostituzionale perché è ragionevole il trattamento che si riserva agli altri pazienti. Però, diciamo, questo è il percorso che abbiamo seguito per questa condizione. Sulla autonomia delle cure palliative e il rischio di individuare i palliativisti come i medici che non aiutano a vivere meglio una condizione di sofferenza, ma che sono quelli che invece aiutano a morire, io sono d'accordo che bisogna assolutamente evitare questo rischio e quindi evitare che ci sia questa sovrapposizione. Noi nella legge abbiamo messo che le cure palliative sono un prerequisito, anche qui richiamando una precondizione posta dalla sentenza della Corte Costituzionale, un prerequisito, non una condizione, un prerequisito. Perché? Perché la Corte dice, e io condivido, che la libertà vera di un paziente, che è una delle due condizioni, no? Libertà, come diceva Donata Lenzi, libertà vera nella scelta e condizioni cliniche patologiche. Ma la libertà della scelta c'è solo dove tutto il possibile alleviare la sofferenza, cioè laddove non è una scelta obbligata quella che si fa, ma perché prima c'è stato tutto il tentativo possibile per alleviare la sofferenza. Per questo le cure palliative sono un prerequisito, perché le cure palliative possono in qualche modo contribuire a una qualità di vita migliore che magari consente di dissuadere il paziente dalla richiesta di suicidio assistito. Ma se non ci sono le cure palliative, come si fa a offrire il suicidio assistito? Quindi quello è un prerequisito che io penso opportunamente nella legge abbiamo inserito, così come opportunamente abbiamo inserito, e questo lo ricordava Donata Lenzi, la condizione clinica irreversibile tra le condizioni lato sensu patologiche che consentono l'accesso al suicidio assistito, perché la Corte parlava solo di patologia irreversibile, ma paradossalmente parlava di patologia irreversibile con riferimento a un caso, quello di DJ Fabo, che era un caso di condizione clinica irreversibile, perché DJ Fabo non aveva una patologia intesa come degenerazione legata appunto a una malattia, ma era in una condizione clinica dovuta a un incidente stradale, quindi a condizione clinica irreversibile. Se noi non avessimo messo dentro la legge la condizione clinica irreversibile, paradossalmente avremmo lasciato fuori dalla possibilità di chiedere il suicidio assistito le persone nella condizione del soggetto che ha dato luogo, che ha dato origine alla sentenza della Corte Costituzionale, per cui ho messo dentro anche appunto la condizione clinica irreversibile, in questo modo ricomprendendo una categoria di persone che altrimenti sarebbe rimasta fuori. Questo è un po' il percorso che abbiamo seguito e credo di aver dato una risposta un po' alle domande che mi sono state fatte. Però io, e chiudo su questo, insisto su una cosa. Non c'è dubbio che questa è una legge imperfetta. Non c'è il minimo dubbio, ma è la legge possibile. È la legge possibile nelle condizioni date, in un contesto politico molto difficile, come ricordava Donata Lenzi, perché c'è una forte resistenza di una parte non indifferente della politica italiana a introdurre innovazioni di questa natura. Io penso che noi dobbiamo sostenere per quanto possibile, se riteniamo che sia opportuno, questo passaggio legislativo, perché sarebbe una base di partenza
rilevantissima. Se non passa questa legge, con tutte le sue lacune, i suoi limiti, noi rischiamo davvero di lasciare nell'incertezza e nella indeterminatezza per tanti anni ancora, ma tanti anni ancora, i pazienti che si trovano in quelle condizioni. E io penso che questo sarebbe intollerabile. Quindi io penso che sia mai come oggi, mai come in questo caso, sia il meglio sia nemico del bene. Ecco, quindi se questa legge riusciamo a portare al traguardo, io penso che sia una straordinaria base di partenza su cui poi si potrà, valutando l'esperienza applicativa, poi le necessità anche di eventuali aggiustamenti, ma sarebbe una grande acquisizione per il nostro ordinamento. Quindi mi auguro davvero fortemente, con tutti i limiti che sono assolutamente consapevole ci siano, ma mi auguro veramente fortemente che arrivi al traguardo. Grazie. Grazie, i tempi sono molto stretti. Penso che la professoressa Giardina voglia intervenire. Come sempre questi argomenti trascinano la discussione oltre i limiti che ci siamo imposti. Ho visto già una osservazione da parte del pubblico, quindi pregherei la professoressa di nelle sue risposte di mantenere i tempi il più brevi possibile. Grazie. Professoressa Giardina? Attivare il microfono. Non la vedo però. No, si vede ma non sente. Facciamo se c'è una domanda intanto mentre la professoressa... Avevo visto un'obiezione di Salvatore Ferro. No. C'è qualcuno che vuol fare una domanda, si collega al microfono e ce la pone, così vediamo a chi poi aspetta di rispondere. La professoressa Giardina ha il microfono acceso. Professoressa Giardina? Sì, io non vi vedo più, però ecco. se mi sentite posso parlare senza vedervi. Sì, la sentiamo, può parlare. Ecco. Mi raccomando i tempi, grazie. Certo, scusi. Sì, mi dispiace, non ho capito cosa è successo, è andato via il video. Dunque, due parole brevemente, mi rendo conto che ci sono voci e opinioni diverse. Su quanto ha detto l'onorevole Lenzi, è evidente che non sono d'accordo. È vero che la legge 219 non è una legge sul fine vita, è una legge sulla vita che mira a dare voce al paziente, ma è una legge sulla vita che viene seguita e governata anche fino alla sua fine. Direi che proprio anzi il rischio è quello di staccare i due momenti, perché è molto importante che all'esito finale si giunga dopo un percorso di relazione di cura e di fiducia, ed è per questo, è proprio perché questa relazione di cura e di fiducia non è ben sottolineata nella legge, nel progetto di legge, che diciamo ho creato confusione nel dire che volevo mescolare, ma non volevo mescolare affatto. Mescolare è una parola che non ho usato e che non mi appartiene. Non volevo assolutamente smuovere l'impianto della normativa della legge 219. Mi pareva veramente possibile un intervento minimo, ma ognuno poi resta della sua idea. E direi invece che proprio lo scenario identificato dall'onorevole Lenzi, cioè sul fatto che le scelte di fine vita possano essere
come dire, staccate dalla terapia, dalla relazione di cura medica. È quello che mi inquieta, che non ci sia bisogno di un esame medico per arrivare a una soluzione suicidaria, direi che è veramente uno scenario inquietante. Invece proprio collocarlo nella relazione di cura, questo tipo di scelta mi pare importante. Sulla incostituzionalità mi è stato obiettato che è un requisito che la Corte Costituzionale ha identificato, ma in realtà la Corte Costituzionale non l'ha identificato in senso tecnico come requisito, ha parlato di questo scenario e comunque non dobbiamo mai confondere una normativa che vale come regola generale astratta e che quindi potrebbe creare problemi in casi nei quali questo sostegno vitale non ci fosse, piuttosto che fare riferimento a una sentenza invece che è comunque una sentenza che si colloca in un caso. Quindi la normativa deve essere più generale e più astratta rispetto al scenario identificato dalla Corte. La Corte non si smentirebbe per un'eventuale incostituzionalità di una disposizione di quel tipo, perché sarebbe molto diverso giudicare una norma generale astratta piuttosto che muoversi sulla falsariga di un caso. Credo di essere stata rapida, spero. Mi avete sentito? Sì, abbiamo sentito, sì, benissimo. Abbiamo sentito benissimo. Grazie, ho finito. Allora, se non ci sono domande dal pubblico, credo che Giovanni Gordini possa concludere. Sì, lasciavo il commento finale, 30 secondi a Giuseppe, poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento per i prossimi. Se Giuseppe vuoi chiudere rapidissimamente. Sì, molto, molto brevemente. È del tutto evidente che ci sono due posizioni che rimangono ferme e allo stesso tempo aperte. Chi, come il sottoscritto, immagina che il compimento della vita di una persona che si affida alla medicina sia un compimento fino all'ultimo e sia un affidamento fino all'ultimo. Ed è nella responsabilità del medico, e parlo non a caso di responsabilità, perché ci si assume una responsabilità quando si instaura una relazione di cura, questa responsabilità credo valga per la vita e valga per la morte, per la semplice ragione che la morte è fase conclusiva della vita per ciascun essere umano. E faccio sinceramente molta fatica a immaginare che la morte in qualche modo possa essere estratta e espulsa dalla relazione di cura. Faccio fatica per il semplice fatto che, avendo svolto la professione medica per molti anni, e ho visto morire molti pazienti. E questo credo sia il senso che, a mio modo di vedere, per tutto personale, però doveva essere recuperato per anche dar seguito a quella questione che si è andata dibattendo lungamente in questi anni, e cioè di aver contribuito a costruire una società, noi medici, di aver contribuito a costruire una società che invece ha espulso la morte. Questo so che è un cavallo di battaglia dei nostri colleghi palliativisti, e capisco che abbiano capisco benissimo che abbiano una preoccupazione nel essere, in qualche modo accomunati a questo tema dell'assistenza al morire, per le ragioni legittime che sono state molto ben delineate anche dalla onorevole Lenzi. Però mi si permetta anche di dire che bisognerebbe con chiarezza dire che questa è una posizione, fra virgolette, politica.
Non è né una posizione morale, a mio modo di vedere, né tantomeno una posizione giuridica, ma è una scelta comprensibile che va verso la speranza futura di poter recuperare su questo terreno. Quindi io penso che rimangano queste due posizioni, e forse il futuro ci dirà, anche politico di questo paese, ci dirà quanto peso e quanta importanza può aver avuto questa legge nell'ambito dei problemi della nostra sanità, in cui certamente l'età adulta anziana rappresenta un punto di riferimento rilevante, soprattutto le patologie croniche. E quindi credo che questo nostro incontro di oggi sia servito fondamentalmente a fare chiarezza sullo spirito di questa legge e anche sulle posizioni che, pur contrastando, comunque si dovranno in qualche modo compenetrare nella pratica clinica, come le nostre due ultime interlocutrici ci hanno in qualche modo spiegato, sollevando a loro volta altri problemi. Grazie. Bene, grazie a tutti. L'impegno credo che non possa essere che quello di tornare a ragionare su questi temi. Vedremo che cosa la vita parlamentare ci consegnerà. Alcuni relatori, ovviamente diversi come posizione dall'onorevole Bazoli, ci preoccupano un attimo e sono già stati detti, però è vero che c'è una, in qualche modo, forse una dicotomia, lo ricordava Donata Lenzi, tra quella che è la percezione che noi abbiamo dai sondaggi rispetto all'adesione della popolazione e quella che invece rischia di essere la maggioranza parlamentare. Questo, se posso dirlo con un po' di presunzione, come associazione o come tutti voi che siete qua, ci porta all'esigenza di tornare a confrontarci su come anche noi sanitari riusciamo a far sì che non sia solo il palliativista che si deve occupare di morte, e come dobbiamo pensare a una società che comunque sta andando sempre di più verso una fascia di terza età e che quindi il tema del fine vita forse si pone anche al di fuori di contesti, chiamiamoli un po' particolari, come sono le terapie intensive o come sono comunque la vita degli ospedali. Ma questa è solo una promessa o una minaccia, se preferite, ma spero che sia una promessa di tornare a parlarci su questo tema. Rinvetteremo l'onorevole Bazoli, che tornerà a raccontarci quale sarà la fine dell'iter parlamentare, anche se avverrà in Senato, e cercheremo comunque di riuscire ad ascoltare tutti e di tornare a dibattere di questi temi che rimarranno aperti. E credo che i passaggi, chiamiamoli pure culturali, avvengano soprattutto se siamo capaci di ascoltarci, di ascoltare il diritto gentile e chi ha costruito leggi come la 219 che ci accompagnano tutti i giorni. Quindi grazie ancora a tutti, ci troveremo su altri temi, medicina, territorio, il 12 e 19 di maggio, e vi faremo avere i programmi di tutto. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci, grazie, buona serata. Grazie a voi.